Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Matteo Cazzola, l'ingegnere vicentino di 35 anni che ha perso la vita a seguito della valanga in Norvegia. Comunità unita nel dolore della famiglia e nella vicinanza, testimoniata dalle parole di Don Claudio Bassotto, ex parroco a Sant'Andrea, dove Matteo aveva svolto l'attività di animatore. Matteo era veramente speciale per tanti, tantissimi. Amato, amabile, amorevole. Matteo era semplicemente un ragazzo, anzi un uomo, naturale, sorridente, amante della vita e della montagna, pieno di belle passioni, bello dentro e fuori, socievole, positivo, genuino, mite, pacato, presente alla famiglia e ai amici, altruista, generoso, affidabile e tanto, tanto altro. Insomma, quando penso a una bella persona, penso a Matteo, perché era così. E così rimarrà per sempre nei nostri cuori. E commoventi le parole degli animatori che hanno raccolto i loro pensieri e i loro ricordi in bigliettini, avvolti tra i ramoscelli di un ulivo. Hanno ricordato Matteo come una guida saggia e preziosa, luminoso come un faro, li conduceva a condividere le bellezze della natura come la tenerezza di un'alba in montagna. E proprio la montagna, che lui amava tanto, ha portato via il suo sorriso, che qui in quartiere ricordano tutti. Il pensiero è stato rivolto anche a Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina, la seconda delle vittime travolte dalla valanga, di cui si attende ancora il rientro della salma in Italia.